Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, carissime web spettatrici e carissimi web spettatori, benvenuti, benvenute in diretta, al Mi scappa la diretta di oggi. Oggi è venerdì, se non vado errato, ed è comunque il 4 gennaio del 2013. Come sentito, la voce è un po' rauca perché, vabbè, ho parlato molto ieri sera e poi. Insomma, ho fatto una vita un po' smodata. Siamo arrivati a casa che erano le 3 del mattino, le 3 e mezzo, anzi, per essere precisi, perché alla fine, dopo il mi scappa la diretta di ieri sera delle 22:30, siamo rimasti fino all'una ancora a chiacchierare, eccetera, in quel ristorante di Genova da dove abbiamo fatto appunto il mi scappa di ieri. Niente, quindi sai, abbiamo fatto tardi, eccetera, un po' di freddo e quindi ho la gola un pochino in disordine, ma comunque ci riprenderemo. Oggi sono qui a casa, come vedete ho qui dietro il cartello che uso per le trasmissioni della TV in movimento. Probabilmente lo vedete a specchio, comunque il cartello è lui, e qua sono nella postazione con l'ormai famoso mixer. Ecco qua il computer, quello che io utilizzo durante le dirette. Ecco, li vedete laggiù in fondo, vedete i faretti, che però adesso sono spenti, anzi, però adesso li accendiamo, così magari vedete meglio. Ecco qua, abbiamo acceso i faretti. Allora, di che cosa parliamo oggi? Prima di tutto vorrei dare. Oh, guarda chi c'è, Fulvio, che dice buongiorno amico. Ciao a te carissimo, buongiorno. Allora, innanzitutto vorrei parlare vorrei rispondere a un quesito tecnico che ho visto posto diverse volte nei commenti. Allora, molti dicono peccato che non si possa vedere la diretta su Ustream dal telefonino, dal mobile, insomma. Allora, guardate che la possibilità c'è. Se voi andate su Ustream utilizzando il browser, che sia Explorer piuttosto che Chrome, eccetera, avete ragione, non funziona. Ma se scaricate l'applicazione Ustream, che esiste sicuramente per Android, ma immagino che esista anche per gli Apple, a quel punto è sufficiente andare nel paragrafo browse, insomma sfoglia per la ricerca di video, cercate il mio canale e a quel punto potrete vedere sia la diretta sia i video registrati. Ok? Quindi, ripeto, per chi vuole assistere alle dirette, perché poi voglio dire le registrazioni possono essere viste tranquillamente anche sul canale YouTube, che poi è questo qui, il canale YouTube. Vabbè, se lo vedete a specchio, comunque insomma lo conoscete, no? www.youtube.com/salvomandarà. Comunque, quindi le registrazioni le potete vedere in ogni caso su YouTube, ma se volete assistere alle dirette direttamente da Ustream usando un telefonino, basta che voi installiate il software, l'application di Ustream, e a quel punto potete andare su Search, cercare il mio canale e vedrete direttamente quello che c'è in diretta. Ok? Quindi questo per rispondere a chi faceva questa domanda specifica. Poi, per essere informati. Ah, non si vede a specchio. Ah, molto bene. Molto bene, si vede bene, quindi si legge bene quello che c'è. Grazie Fulvio. A proposito, saluto anche Roberto Taglientò che mi saluta. Benissimo, benissimo. Grazie Fulvio. Quindi si vede giusto, no? Perché col vecchio telefono si vedeva a specchio. Qua invece mi dici che si vede bene, si vede nel modo corretto. Ottimo. Allora, quindi stavo dicendo, suggerisco comunque a chi vuole ricevere l'avviso di quando parte una diretta. Di iscriversi sia sul canale Ustream attraverso il quale mi state guardando in questo momento, e sia sul canale YouTube dal quale potete assistere alle trasmissioni in diretta, quelle serali, quelle della TV in movimento. Allora, intanto ringrazio Fulvio per il fatto che mi conferma sia che non si vede a specchio, solo io vedo a specchio, ma voi che guardate vedete in modo corretto, e poi mi dice anche che sia l'immagine che l'audio sono ottimi, e questo mi fa molto piacere. Poi vabbè, stupidamente non ho attivato il wifi, quindi non sto usando il wifi di casa, ma sto usando 3G. Comunque, il fatto che la qualità sia buona mi fa molto piacere.
Fra l'altro, ecco, vi do in anteprima un'informazione che sto facendo delle ricerche per migliorare la qualità del video e anche dell'audio, ma comunque l'audio non è mai stato un problema. Delle varie dirette non appena insomma delle varie dirette del tour. Ecco, quindi spero di potervi dare presto delle novità sia sulle mie partecipazioni al tour che anche sulla qualità delle immagini video che saranno trasmesse dal prossimo tour, perché ci stiamo informando, abbiamo trovato molte soluzioni, dobbiamo vedere se e come riusciamo a implementarle. Quindi probabilmente ci sarà l'opportunità di avere delle immagini migliori rispetto al Massacro Tour e anche al tour fatto in Sicilia. Ok? Non è ancora una cosa sicura, ma stiamo lavorando per questo. Poi vorrei parlare anche. Ciao a Flashover007 che si sta preoccupando perché segue troppo questo canale. No, non preoccuparti, non è mai troppo. Limp Green dice che ha scritto un dettagliato post su come seguire le dirette. Ho inviato link a tua email e TV in movimento. Ok, grazie, grazie mille. Allora, cosa volevo dire di altro? Sì, volevo dire un po' di cose in effetti. Allora, la prima, è che ho visto oggi, sul Fatto Quotidiano, il simpatico video, le video interviste che fa il mio amico Piero Ricca, il nostro amico Piero Ricca, perché è amico di noi tutti quanti, che fa lui sul Fatto Quotidiano, lo fa le sue interviste chiamate Uomo da Marciapiede, va in giro a intervistare la gente. E praticamente ha fatto queste domande. Vabbè, la domanda era del tipo chi sarà il prossimo governo, PD, Monti, eccetera, eccetera. Secondo me la domanda è un po' mal posta perché avrebbe, almeno io avrei dato più spazio alla fantasia degli intervistati, cioè avrei detto chi sarà secondo voi il prossimo governo, eccetera. Invece così, secondo me, ha indirizzato la cosa, però è stato piacevole vedere la reazione della gente. Anche se purtroppo molti ancora non hanno capito chi è il signor Mario Monti e quindi molti ancora danno fiducia a lui, almeno molti degli intervistati. Poi c'è da vedere quanto quelle persone intervistate rappresentino il popolo italiano. Comunque niente, alcuni hanno detto in modo chiaro comunque che non voteranno né Bersani né Monti. E comunque sono sempre molto piacevoli le interviste di Piero perché sono anche molto dinamiche, molto, molto easy da ascoltare. Quindi complimenti a Piero, come sempre, è molto piacevole ascoltare. Io non me ne perdo una delle sue puntate dell'Uomo da Marciapiede. Anzi, spero e aspetto con ansia che Piero torni a farci compagnia in una delle nostre dirette. Detto ciò, vorrei segnalare anche che un'amica su Facebook mi ha detto che sul TG5 di oggi, l'edizione dell'Una, hanno trasmesso un frammento di circa un minuto della puntata di mercoledì sugli sconsolati all'estero. Parlavano appunto della difficoltà degli italiani all'estero di votare e hanno mandato un frammento di circa un minuto della nostra trasmissione di mercoledì scorso. Questo è successo sul TG5 dell'Una di oggi. Quindi se volete. Se volete potete andarlo a vedere, anche per vedere, ci andrò insomma nel pomeriggio, vado a dare un'occhiata se lo trovo in rete, perché insomma voglio vedere anche cosa hanno tagliato, quale pezzo hanno trasmesso, eccetera. E poi che cos'altro? Ma niente, diciamo che possiamo salutarci così. Tosto Massimo dice, è la prima volta che vedo in diretta il Mi Scappa. Ah bene, Tosto, benvenuto allora a questa diretta. Poi invece Mai 5 Stelle dice preferivo il più cazzuto Ricca quando massacrava Sgarbi, Vespa, eccetera. Vabbè, è ovvio, caro Mai 5 Stelle, devi capire che uno deve anche adeguarsi allo strumento attraverso cui trasmette. Nel momento in cui fa delle interviste per conto del Fatto Quotidiano, deve rimanere con un minimo di asetti, come si dice, essere asettico, insomma, cioè deve fare delle domande senza influenzare il pubblico. Quindi io invece sono molto d'accordo con questo taglio molto moderato di Piero nel fare queste interviste, perché in questo caso ha il ruolo dell'intervistatore, quindi non può fare il cazzuto che attacca Sgarbi o Vespa.
Quindi devi capire il ruolo, ma ti garantisco che Piero Ricca è sempre Piero Ricca. Quando intervista la gente per la strada, per conto del Fatto Quotidiano, ha una veste, diciamo, più istituzionale, più moderata. Quando parla come intervistato o come facente parte di una trasmissione, a quel punto si toglie qualunque tipo di guinzaglio e parla in modo libero. È giusto così, secondo me. Ovviamente io non vedo l'ora di avere Piero fra di noi in una nostra diretta in modo che possiamo vederlo proprio sguinzagliato, senza freni inibitori. Va bene, quindi niente, le cose più importanti che avevo in mente le ho dette, quindi la citazione del TG5 di oggi, delle 13, che ha parlato di noi, della nostra puntata di mercoledì scorso, e poi la risposta tecnica su come è possibile vedere queste dirette streaming su Ustream, mi scappa la diretta, direttamente anche dai telefonini, cioè scaricando l'app Android o immagino anche Apple di Ustream. È gratuita, si scarica in modo molto semplice. Bene, direi che per il momento è tutto, spero non mi sia dimenticato nulla di importante fra tutte le cose che volevo dirvi. Ci sentiamo sicuramente per il mi scappa la diretta di domani. Ma se mi venisse in mente qualcosa di eclatante, magari torno anche oggi in diretta. Quindi per il momento vi ringrazio, vi do un caloroso abbraccio oggi da Abbiategrasso, dopo che ho fatto varie edizioni di Mi Scappa la Diretta da Desenzano del Garda, da Genova, da Nervi, eccetera. Oggi siamo qui. Ecco, Pisistrella Tenerson dice: vogliamo Pizzarotti prossimamente. Guarda, noi Federico l'abbiamo invitato diverse volte, purtroppo è molto impegnato, quindi finora è capitato che i mercoledì in cui noi l'abbiamo invitato lui non ha mai potuto partecipare, però la disponibilità c'è, quindi vedrai che prima o poi capiterà, magari quando avremo un tema specifico che riguarda Parma e l'attività di Federico Pizzarotti come sindaco di Parma, sono sicuro che capiterà che lo avremo in diretta. Ovviamente lui è sempre invitato, lo sa bene, l'ultima volta che l'ho disturbato per invitarlo glielo ho detto: guarda, non ti chiamo più per invitarti, sappi che sei sempre benvenuto. Comunque, quando ci verrà in mente un tema che riguarda Parma in modo specifico, gli manderò ancora un invito, sperando che questa volta possa partecipare, perché concordo con Pisistrella Tenerson, Federico è un bel personaggio da avere in diretta, insomma, una persona molto significativa per il Movimento 5 Stelle e per i cittadini italiani, in particolare e in generale. Benissimo, cari amici, io vi saluto, vi auguro buona giornata, ci sentiamo sicuramente domani per il Mi Scappa la Diretta e non escludo anche oggi se, ripeto, se venisse in mente qualcosa di particolarmente eclatante da comunicarvi. Per il momento è tutto, da Salvo Mandarà in diretta da Abbiategrasso, un bacio, un abbraccio e ci vediamo prossimamente per il Mi Scappa la Diretta. Flashover, grazie a tutte le vere informazioni che ci dai. Ci sentiamo, buona giornata. Grazie, buona giornata a te. Un abbraccio, chiudo, eh. Buon pranzo a tutti, a presto. Ciao ciao.